Forse se non ci fosse stato il cristianesimo, oggi diremmo, non so, che siamo andati a prendere il sole in battistero, oppure abbiamo fatto 10 battisteri stile libero per tenerci in forma, o che abbiamo bisogno di infilarci nel battistero per un buon bagno caldo. Ma con il diffondersi della nuova religione, l'antico significato di vasca per immergersi o per nuotare si tramutò in luogo sacro, dove veniva effettuato il rito del battesimo, per cui si ripiegò, per i riti ludici, sul termine piscina, che per i latini era la vasca dove si allevavano i pesci. Proprio in una vasca da bagno, l'imperatore Costantino, che aveva donato i terreni dei Laterani a Papa Melchiade, fece affogare la moglie Fausta, la cui casa, la Domus Fauste, pare sorgesse là dove oggi c'è il battistero di San Giovanni in Fonte, probabilmente il più antico del mondo. Non si è certi che lì sia stato battezzato l'imperatore Costantino, dato che uno scrittore cristiano contemporaneo, il vescovo Eusebio di Cesarea, riferisce che Costantino fu battezzato in punto di morte a Nicomedia, anche se Sisto V, nel piazzare l'obelisco nella piazza, non ha dubbi. Veniamo al nostro battistero. Si presenta in forma ottagonale, che nella simbologia cristiana rappresenta i 7 giorni della settimana, più l'ottavo, la resurrezione del Cristo e dell'uomo, che si concretizza appunto nel rito del battesimo. Anche se l'ottagono ha da sempre avuto valore di simbolo nelle diverse civiltà e in diversi ambiti, basti pensare che noi ce lo portiamo tutti i giorni in tasca, raffigurato sul centesimo. Se osserviamo la parte superiore, vediamo subito un intervento del Borromini con il fregio dei Chigi sulla cornice superiore, le 6 cime del monte sormontate da una stella a 8 punte, e il rovere, la quercia che come fregio Giulio II, nato Giuliano della Rovere, aveva concesso ad Agostino Chigi, antenato di Papa Alessandro VII, nei primi del Cinquecento. Ovviamente questo non è l'unico intervento, la cupola ad esempio fu sostituita nel 1540, ma sostanzialmente la struttura rimane quella del V secolo, fatta ricostruire da Sisto III. Oggi si entra dalla porta che fece erigere Gregorio XIII Boncompagni nel 1575, come precisato sulla porta, mentre la fontanella accanto dovrebbe risalire tra la fine del 500 e inizio 600, con Papa Clemente VIII Aldobrandini, almeno dalla banda a doppio merlate le stelle a 8 punte proprie del suo stemma, che potete vedere anche in una delle due torri campanarie della Basilica di San Giovanni. Se non riuscite a distinguerla, eccovi un primo piano. L'interno presenta la vasca battesimale con un'urna posta nel Cinquecento, ma forse proveniente dal Pantheon, di basalto verde, contornata da 8 colonne di porfido rosso in stile corinzio e ionico, che reggono un architrave, forse proveniente da un tempio romano, dove scorre un'iscrizione di Sisto III, Papa dal 432 al 440, in distici, ovvero strofe di due versi che esaltano il rito del battesimo. Che l'iscrizione sia da attribuire a Sisto, l'ho desunto da alcuni testi e dal sito ufficiale del Battistero, mentre il sito del Vaticano, sempre ufficiale, lo attribuisce a Sergio III, Papa nel primo decennio dell'anno 900. Speriamo ci si riesca a mettere d'accordo. Sopra, altre 8 colonnine di marmo bianco che reggono il tamburo, dove si vedono copie moderne delle storie del Battista, originariamente del pittore seicentesco Andrea Sacchi da Nettuno. E la cupola, dove la presenza delle api e del sole, come nel soffitto e un po' dappertutto, data il tutto all'epoca di Urbano VIII Maffeo Barberini. Ai lati delle pareti, affreschi dedicati a Costantino, il più importante forse è quello di Carlo Maratta da Camerano, La distruzione degli idoli. Sopra, sul cornicione, dovuto al restauro del Borromini, affreschi di Carlo Mannoni da Senigallia, che illustrano tra l'altro le chiese fondate da Costantino. Al centro, a forma di cerchio, circondata da una balaustra, la vasca che anticamente, essendo l'edificio già in pianto termale, gettava acqua da bocche di cervo, che nella simbologia rappresenta sia le anime che bevono dalla fonte della vita o anche il Cristo stesso. Quelle che vediamo sono del 1967 circa, inserite per volontà di Papa Paolo VI Montini. Ai lati dell'entrata, due cappelle, fatte costruire da Papa Ilaro nel V secolo, uno dei due papi di origine sarda della Chiesa Cattolica. La destra, dedicata a San Giovanni Battista, la statua settecentesca di bronzo è stata fusa da Luigi Valadier, romano di famiglia provenzale, copia lignea scolpita da Donatello da Formello, seconda metà del Cinquecento.
A sinistra quella dedicata a San Giovanni Evangelista, come da iscrizione di Papa Ilaro, che conserva l'antica struttura del V secolo. La dedicatoria sembra legata a un episodio della vita di Papa Ilaro, che sfuggì ai tumulti durante il secondo concilio di Efeso, rifugiandosi nella chiesa intitolata al santo. Da non perdersi le porte bronzee incise con il particolare battente, una figura, forse il Papa, che tiene un libro e il globo terrestre. Sappiamo dalle iscrizioni sulle porte stesse che risalgono al quinto anno del pontificato di Celestino III, cioè il 1196, che l'ordinante è Cencio Savelli, futuro Onorio III, e che gli autori sono Uberto e Pietro da Piacenza. All'interno un mosaico sulla volta coeva la costruzione e nel fondo una statua del santo attribuita a Taddeo Landini, fiorentino, seconda metà del Cinquecento, o a Giovan Battista della Porta, da Porlezza. Passiamo all'antico portico, dove era l'entrata principale, che conserva, oltre alle due colonne di porfido, un architrave di origine romana. Costruito nel V secolo, fu trasformato nel corso dei restauri del secolo XI. Interessante la cappella di sinistra, dove nell'abside è presente un mosaico proprio del V secolo. La cappella, restaurata dai Borgia di Velletri, a sinistra il cenotafio, ossia il monumento sepolcrale vuoto dedicato all'arcivescovo Alessandro Borgia, morto nel 1764, disegnato dallo scultore romano Tommaso Righi, che lo firma, presenta un altare dello stesso periodo circa. La pala d'altare ritrae il martirio di Cipriano e Giustina ad Antiochia, i cui corpi sarebbero custoditi nell'altare. Condizionale d'obbligo, perché si hanno dubbi anche sulla reale esistenza dei due santi. L'altra cappella conserva invece i resti delle sante martiri Rufina e Seconda, lì traslate da Papa Anastasio Romano tra il 1153 e il 1154. La cappella, completamente rinnovata nel secondo Settecento da Lorenzo Piccioni, con i soldi dei Lercari, genovesi, di cui vediamo due memorie sepolcrali, una del cardinale e una dell'arcivescovo, parenti, ambedue morti nel 1757. Ai lati dell'altare due tele seicentesche attribuite, una a Giovan Battista Salvi, detto il Sassoferrato, dalla città di origine, e l'altra al bolognese Guido Reni. Al centro della sala una lastra marmorea attribuita alla scuola di Andrea Bregno, Comasco, che nella dedica porta la data del 1482. Entriamo infine nella cappella di San Venanzio d'Ognone, innalzata da Giovanni IV, Papa Dalmata, che vi portò le reliquie dei santi della sua terra, e completata dal successore Papa Teodoro I. Nell'abside e ai lati mosaici in stile bizantino risalenti al 650 circa, con il Cristo benedicente, i santi e in alto le città di Betlemme e Gerusalemme. Il soffitto ligneo è del 1573, come si deduce dalla tada intagliata. L'altare, del 1674 circa, è di Carlo Rainaldi, romano, figlio di Girolamo, a cui il Borromini aveva soffiato la costruzione della chiesa di Sant'Agnese, per cui tra loro non doveva correre buon sangue. L'immagine centrale della Madonna con il Bambino faceva parte di un affresco quattrocentesco. Accanto, le tombe dei Francesco Adriano Ceva, cardinale e monsignore, parenti omonimi, con sculture di Cosimo Fancelli Romano, forse disegnate dal Borromini, qui le fonti si contraddicono, e l'iscrizione dedicatoria, posta nel 1650, questa sì del Borromini, dove viene mirabilmente sintetizzato lo stemma del cardinal Ceva, che presentava sopra il fasciato di oro e nero tre api, restituendoci tra le ali dell'angelo il dorso di un'ape con tanto di pungiglione. Terminata la visita, si ha come la sensazione di dover rivedere le proprie concezioni sulla relazione spazio-tempo, qui inversamente proporzionale, nel senso che, in pochissimo spazio, sono concentrati secoli di arte e storia e che qualcosa inevitabilmente è sfuggito. Un saluto, David Lab. Oh.